L'area ex Sacci, posta tra il corsalone di Chiusi della Verna e Bibbiena, torna a far parlare di sé, alla ricerca di una soluzione che metta d'accordo la proprietà e le istituzioni. Abbiamo approvato in Consiglio Comunale una proposta, una richiesta da inviare, che invieremo a Regione Toscana, per chiedere che nella ex Sacci venga realizzato un polo di alta formazione tecnologica, ovvero una cittadella possa appunto dare ai nostri ragazzi, nel nostro territorio, una formazione post-diploma. Questo perché? Perché nell'atto che abbiamo approvato abbiamo chiesto a Regione Toscana di variare la destinazione dei 32 milioni di euro previsti per la realizzazione della variante del Corsalone, per invece stanziarne la metà, quindi avendo anche un bel risparmio di risorse pubbliche da destinare poi alla sanità, per realizzare appunto questo polo tecnologico di formazione. Questo lo abbiamo fatto in quanto la realizzazione della variante del Corsalone riteniamo che sia un'opera di dubbia utilità. Il progetto della variante del Corsalone si legge che non è prevista la demolizione dell'ex Sacci. La delibera sarà a breve inviata anche a tutti gli altri comuni del Casentino, con l'obiettivo di andare tutti insieme a fare una proposta concreta e di valore alla regione, dice il sindaco. Porterebbe tre vantaggi: il recupero di un'area degradata che ricordiamo essere privata, ma che con queste risorse potremmo andare a fare un recupero pubblico-privato dell'area, risolvere una situazione ormai in stallo da tanti anni appunto con la variante del Corsalone che è di dubbia utilità, un risparmio di risorse pubbliche da 32 a 15 milioni. Speriamo che la Regione Toscana possa accogliere questa richiesta.